Un gruppo di fedeli del comune di Castellabate insieme al parroco Don Pasquale Gargione lo scorso 10 aprile sono stati all'udienza generale con Papa Francesco, un momento storico per la comunità castellabatese che ha vissuto la benedizione da parte di Papa Francesco della statua del patrono San Marco Evangelista nella capitale e assistito alla Santa Messa celebrata nella Basilica Vaticana. Questo pellegrinaggio si inserisce nel cammino quaresimale in preparazione alla Pasqua e alla festa di San Marco che si terrà il prossimo 25 aprile. Nel comune di Castellabate. Attimi di commozione sono stati vissuti inoltre durante il saluto e la benedizione da parte di Papa Francesco a tutta la comunità di Castellabate. Santità, questa è la penna della statua di San Marco, della mia parrocchia. Se la può fosse la penna dell'Arcangelo Gabriele. No, ancora non l'abbiamo, non è scesa. Se la può benedire. Può lasciare un messaggio della mia parrocchia. È una benedizione a tutta la parrocchia. Grazie Santità. Ci siamo recati a Roma presso la tomba di Pietro, ha dichiarato Don Pasquale Gargione, per rinnovare e rimotivare la nostra fede cattolica trasmessa a noi dagli apostoli ed evangelisti, tra cui San Marco. Ricordiamo lo stretto legame di fede e di amicizia tra Pietro, apostolo, e Marco evangelista. Nella Basilica di San Pietro ci troviamo a contatto con l'origine della nostra identità di cristiani, perché il martirio del principe degli apostoli è la testimonianza di fede portata all'estremo sacrificio della vita per amore di Cristo. È così che molti cristiani ai primi tempi della Chiesa, ed anche oggi, hanno donato e donano la propria vita pur di restare fedeli a Cristo. Viviamo nella fede e nella carità questo evento di grazia per la nostra comunità parrocchiale e per tutti coloro che lo condividono con noi, perché lasci in tutti i frutti di vera conversione e di unione con Dio e la Chiesa.